spettacolarmente nel panorama molto complesso e variegato della poesia italiana contemporanea, perché è una poesia che arriva subito al cuore, arriva subito all'anima, ti parla per immagini, scuote. È una poesia che oltretutto si unisce il dettato, la limpidezza, diciamo, del dettato poetico a un uso molto sapiente del verso. Si vede che Emilio Cocco conosce alla perfezione i cosiddetti strumenti della poesia, e sono pochi oggi i poeti che utilizzano la metrica per scrivere i loro componimenti. Lui in particolare usa l'endecasillabo e il settenario, ma in particolare l'endecasillabo, e l'endecasillabo sciolto, che riesce a dare molto fiato, molta libertà al verso. E poi appunto mi è piaciuto quindi utilizzare questo verso per parlare anche di argomenti non particolarmente alti, ma di argomenti della quotidianità, della vita di tutti i giorni. E come giustamente ha scritto Bottigia nella prefazione di questo, che è il suo ultimo libro, Il tempo di mettermi in cammino, non è una poesia per nulla elegiaca, è la poesia che parla della vita di tutti noi, della vita quotidiana, e che arriva immediatamente proprio perché non tratta argomenti, come dire, intellettuali o piuttosto di chissà quale improponibile pensiero, come spesso fa la poesia odierna, perché io purtroppo, e qui lo dico e non lo nego, leggo tanti poeti, soprattutto giovani poeti, e o sono stupida io, tante volte mi dico, oppure veramente non capisco che cosa vogliono dire. Ecco, niente, qui c'è proprio questa limpidezza, come ho detto, del dettato poetico. Poi ci sono poesie che iniziano con un'invocazione al Signore, un'invocazione a Dio. Io credo che tu sia profondamente credente, Emilio, perché l'ho colto proprio anche da queste tue poesie, che sembrano veramente delle laudi, con cui in tono quasi colloquiale chiedi a Dio, fai delle domande a cui chiaramente è quasi impossibile rispondere, su quelli che sono, diciamo, i problemi fondamentali della nostra esistenza, ma chiedi anche di pietà per il mondo degli umili, dei diseredati, per i poveri. Ci sono due bellissime poesie che poi leggeremo, che sono drammaticamente attuali, una sulla guerra e una sui migranti, che davvero mi hanno commossa leggendole. E poi c'è questa dimensione dell'amore, amore che è così una specie di ricordo quasi nostalgico, anche se spesso venato di ironia, di un amore passionale, del fuoco, della passione che poteva unire un uomo e una donna. C'è qui anche la moglie di Emilio Cocco, che si è seduta là dietro, che è stata un po' la sua musa ispiratrice, e mi è piaciuto molto come tu hai descritto appunto questo rapporto d'amore che passa dalla passione alla tenerezza, nel senso che comunque è un amore che ha radici profonde. È l'amore che si costruisce nel tempo, che è fatto anche di stima, di comprensione reciproca, di comprensione anche dei nostri piccoli difetti. E quindi mi ha veramente anche, siccome probabilmente è una dimensione dell'amore che sto vivendo anch'io, mi ha colpito particolarmente. Questi sono solo spunti, chiaramente, di una persona come me, che davanti a un poeta come te non può che imparare e nient'altro. E poi mi è piaciuta moltissimo anche appunto l'ultima parte, che parla dei tuoi ricordi di infanzia e di giovinezza. Mi è sembrato quasi di leggere un romanzo, oppure di vedere un film neorealista. Ecco, anche questa parte, che lavora tantissimo sull'immagine, mi ha particolarmente interessato. Infatti poi magari ti vorrò fare delle domande, ma adesso voglio passare subito.